Andiamo a Castel del Giudice che si appresta a diventare comunità energetica grazie all'ottenimento del maxi finanziamento di 20 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Guardiamo insieme il servizio. Una comunità energetica è un insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita in uno scambio tra pari. Essa rappresenta un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Castel del Giudice si appresta a diventare comunità energetica grazie al maxi finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da 20 milioni di euro. Livio De Santoli, prorettore per la sostenibilità dell'Università degli Studi di Roma. Può Castel del Giudice diventare una comunità energetica? Deve diventare una comunità energetica perché c'è proprio questo il tempo per stabilire un modello. C'è uno sviluppo importante sulle comunità energetiche in Italia adesso, che però hanno dei finanziamenti, soprattutto i piccoli centri, dove probabilmente la maggior parte di questi progetti riguarderanno solo le procedure e le caratteristiche dei regolamenti e dei decreti attualmente esistenti. Castel del Giudice può andare oltre, in qualche modo interpretando il giusto senso delle comunità energetiche, che non è solamente quella dei decreti e dei regolamenti del GSE, perché io la chiamerei più comunità energetica rinnovabile e solidale, per dire che l'aspetto sociale è molto più importante o altrettanto importante dell'aspetto energetico. E poi l'energia autoprodotta e valorizzata come autoconsumo di ogni singolo membro della comunità deve essere un'energia che proviene da tutte le tecnologie rinnovabili, non solo dal fotovoltaico. E devono essere implementate con delle situazioni che vanno verso l'innovazione e verso il futuro, i sistemi di accumulo, per esempio, i sistemi di intelligenza artificiale per poter capire come valorizzare questi autoconsumi rispetto alle autoproduzioni. Insomma, c'è tanto lavoro da fare a livello sperimentale. Questo programma di Castel del Giudice, che è un programma importante, fondato anche sulle comunità energetiche, rinnovabili e solidali, può essere anche di aiuto a livello nazionale per la normativa. Numerose le iniziative proposte. Enrico Ricci, imprenditore di Castel del Giudice, lei ha collaborato alla stesura del progetto presentato. Sì, noi come soci dell'ASTU Velo SPA abbiamo collaborato per la parte turistico e rigenerativa degli immobili del borgo. E quindi abbiamo partecipato a questo progetto e adesso dovremo dare una mano per la fase attuativa. L'iniziativa che abbiamo proposto è una scuola di rigenerazione, cioè una scuola di formazione del personale per il recupero e il restauro degli antichi edifici. Quindi sarà una scuola con cui abbiamo fatto una partnership con la scuola edile del Molise, che è un ente paritetico insieme ai sindacati. Quindi vorremmo far iniziare i giovani un approccio positivo su questa attività che sta scomparendo.